Oltre 200 milioni di euro investiti e da investire per l'occupazione. È il Jobs Act Investe Campana, presentato quest'oggi in un congresso organizzato dall'assessorato al lavoro della Regione Campania, retto da Sonia Palmeri. Con la partecipazione del ministro del lavoro Giuliano Poletti e del governatore Vincenzo De Luca sono stati presentati i dati inerenti ai vari ambiti di intervento, quali la ricollocazione e la decontribuzione per le aziende. Ampio spazio è stato dato ai risultati ottenuti con le assunzioni post garanzia giovani. Il convegno è stato brevemente interrotto dall'ingresso di un manifestante degli LSU che chiedeva di leggere un comunicato al ministro, ottenendo il risultato di avere un battibecco con il governatore De Luca. Ascoltiamo il ministro Poletti ai nostri microfoni. Io penso che il primo lavoro che va fatto e si sta facendo è quello del far crescere l'economia reale, perché se noi abbiamo un'economia che cresce abbiamo più opportunità di lavoro, diversamente dobbiamo sempre ricorrere solo a strumenti, tra virgolette, che aiutano a sostenere il reddito, ma poi non danno una prospettiva perché non durano nel tempo. Si stanno facendo cose molto interessanti anche invece sul versante dell'accompagnamento, quindi tutti i temi della formazione, tutti i temi delle politiche attive. Insomma, c'è un lavoro in corso molto forte. Noi cerchiamo di fare un lavoro di accompagnamento, quindi un dialogo permanente tra Ministero del Lavoro, Ministero delle Politiche Sociali e Regioni, in modo tale che i territori sanno bene cosa serve, hanno un'idea chiara di quali sono i problemi e la loro urgenza. E noi cerchiamo di accompagnarli, fare in modo che gli interventi che si realizzano producono il miglior risultato possibile. Ma io credo che tutta l'Italia deve migliorare da questo punto di vista. Noi abbiamo fatto un lavoro importante in questa fase anche con il programma, il progetto di Garanzia Giovani, che ha fatto comunque partire una situazione che prima non c'era. Non c'era questa infrastruttura, con i centri per il lavoro, i centri per l'impiego c'era una scarsa relazione. Oggi noi possiamo dare un dato che tra 100 giovani che sono presentati per iscriversi al progetto, 50 hanno detto che loro al centro per l'impiego nella loro vita non c'erano mai andati. Attraverso questo progetto ci sono andati. Ha risolto il problema? No, ma comunque ha dato a questi giovani un riferimento. Sanno dove andare per cercare di capire che cosa c'è. Quindi c'è molto da migliorare naturalmente, ma io credo che la strada infilata sia la strada giusta.